Fabrizia del blog Cosa Mi Metto, piacere. Molto piacere, ciao a tutti. Senti, un festival come questo che parla di web, quanto è importante, quanto è presente nella vita di una fashion blogger come te? Allora, secondo me è importantissimo perché oggi il web è una realtà, almeno per me è la mia realtà di tutti i giorni, il mio pane quotidiano, quindi secondo me è un'importanza che cresce sempre di più al giorno d'oggi. È un modo per dare importanza comunque, specialmente nella giornata di oggi che ci sono i fashion film, a una realtà che forse è stata sotterranea fino ad oggi, che invece adesso sta emergendo. Sì, che si sta affermando sempre di più, insomma in questo momento ci sono proprio i riflettori puntati sopra al mondo della moda col web attraverso appunto fashion blogger e il loro mondo. Tu sei una fashion blogger, quindi parli prettamente di moda. Sì, esattamente, parlo del mio modo di vedere la moda, se si può così dire. E quindi, oltre a outfit quotidiani che propongo ogni giorno, il mio blog ha seguito un po' il mio percorso di donna in attesa e di mamma, quindi do anche... Ma sei giovanissima! Sì, secondo me sembro anche un po' più piccolina dell'età che ho, 28 anni comunque, per un primo figlio ci sta come età. Comunque, appunto, come dicevo, ho dato anche tanti spunti per le donne in dolce attesa, quindi per le future mamme, e adesso attraverso la mia bimba anche degli spunti, sì, per dei look carini ma anche comodi per i nostri bimbi. È un'idea bellissima, quindi un appuntamento è su Cosa Mi Metto? Sì, cosamimetto.net. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci.